Allora, Ugo Cilento è da poco diventato presidente di questa associazione campana che si chiama I Centenari, che riunisce aziende di vari settori merceologici che abbiano però come storia più di un secolo di vita. Esattamente. L'associazione dei Centenari nasce circa 20 anni fa, oggi racchiude 25 soci e 25 aziende, le più antiche che ci sono in Campania e anche le più prestigiose. Ci sono delle condizioni estremamente rigide per entrare nell'associazione, a parte la selezione personale, ma ci sono dei requisiti quali più di 100 anni o minimo 3 generazioni gestite dalla stessa famiglia. Io da circa un mese sono il nuovo presidente, le prospettive sono di rendere l'associazione, portarla sul territorio nazionale, quindi c'è in atto un cambio di statuto, e far sì che tutte le aziende che abbiano uno spirito, diciamo, familiare, che amano il proprio lavoro e le proprie tradizioni, possono convogliare nell'associazione e quindi discutere quelli che possono essere i vantaggi, le problematiche attuali, passate e future. L'associazione è nata nel 2001. 2001. Esatto. Da opera di chi? Allora, l'opera nasce praticamente per caso, come tante volte nascono le cose, in quanto io, insieme alla Cavaliere del Lavoro Pina Marelli, che lei faceva parte dell'Enochien, che è un'associazione francese dove rientrano le aziende che hanno più di 200 anni di storia, volevamo fare qualcosa di simile in Italia, e in particolare in Campania. Quindi sulla scia dell'associazione Enochien francese abbiamo praticamente strutturato timidamente 20 anni fa questa associazione. Io sono stato uno dei promotori, insieme al mio carissimo amico che è attualmente anche il direttore dell'associazione, che è Biagio Orlando, e promotore a suo tempo, vista anche la mia più giovane età, perché circa 20 anni fa io, e non dico da poco maggiorenne, ma quasi, ma spronai papà a costituire questa associazione. E quindi sono passati 20 anni e l'associazione prende sempre più corpo. Attualmente c'è anche un libro che viene veicolato in librerie, particolarmente bello, dove rientrano queste, diciamo, aziende con rispettive foto, storie. E quante ce ne sono di aziende adesso? Attualmente ce ne sono 24, ultimamente ne sono entrate altri due, quindi sono circa 26. 26 aziende. 26 aziende. Quindi uno comunque aperto a nuove iscrizioni, perché comunque la campagna avanta. Anche se è difficilissimo entrare, certo. Perché a parte i requisiti ci deve essere stata una conduzione, diciamo, familiare, diciamo, continuativa nell'arco della continuativa, non ci devono essere stati nel corso degli anni pregiudizi dell'azienda. Quindi a parte i requisiti fondamentali ci sono anche i requisiti dell'associazione che non vengono citati, ma comunque esistono. Sì, non sì. È che uno abbia i requisiti, ha diritto ad entrare. Certo, poi vengono vagliati, ci sarà un comitato. È proprio una selezione. Al momento il consiglio direttivo di questa associazione, I Centenari, da chi è composto? Io, Ugo Cilento, sono il presidente. C'è il vicepresidente Mauro Ascione Coralli. Poi c'è Filippo Bronzi di Ventrella, che è consigliere, altro consigliere Armando De Nigris di Aceti Ficio De Nigris, e come segretario c'è Paola Cianciulli, Marmi Cianciulli in Salerno. Ultimamente stiamo lavorando tutti per un cambio di statuto per rendere e modificare l'associazione da regionale in nazionale, quindi ci apriamo verso il territorio nazionale, quindi sproniamo aziende che abbiano i requisiti a proporsi per entrare nell'associazione. Al di là del libro, che comunque sì, testimonia l'attività anche di tutte le aziende che si sono unite per questo progetto di valorizzazione di un patrimonio storico della regione, ci sono almeno allo studio in futuro delle manifestazioni comuni? Sì, esattamente, ma a parte che ci sta già l'Università di Salerno, che già da anni si occupa degli associati, di quelli che sono i fenomeni e i successi delle aziende storiche familiari, diciamo tutta una serie di studi e di tesi che con i vincoli e dei vantaggi delle aziende familiari. Poi faccio un esempio, un vincolo sicuramente è il cambio generazionale, questo è un grande vincolo che noi aziende familiari dobbiamo superare. I vantaggi sono invece l'amore, chiaramente se c'è l'amore di portare avanti l'azienda, e la personalizzazione dell'azienda che fa sì
che poi si raggiungono determinati successi. E anche non ultima la competenza di un'azienda, certo, in quel la settore. Competenza io la leggo molto alla passione, certo. Perché io penso che anche solo la competenza senza una buona dose di passione, sia una competenza passiva, non penso che si riesca a gestire al meglio. Almeno per tanto tempo. Almeno per tanto tempo.